successo che poi è nata. Siamo qui, siamo vivi. È il diario inedito di Alfredo Sarano, presentato sabato 5 maggio nella sala della prefettura di Pesaro. Il libro, pubblicato dalla casa editrice San Paolo e curato dal giornalista Roberto Mazzoli, direttore del Nuovo Amico, narra la vicenda autobiografica di Alfredo Sarano, segretario della comunità ebraica di Milano, che nel 1938 riuscì a salvare la vita di centinaia di ebrei, nascondendo le liste anagrafiche dei perseguitati ed evitandone così la deportazione nei campi di sterminio da parte dei nazisti. Sarano, dopo l'occupazione tedesca, lascerà Milano per rifugiarsi con la sua famiglia a Monbaroccio, sulle colline marchigiane. In occasione della presentazione del libro, sono giunte da Israele le figlie di Alfredo, Vittoria e Miriam Sarano, che sono intervenute insieme alle autorità locali nell'incontro di sabato con la cittadinanza e con le scuole della provincia. Roberto Mazzoli, nell'ottantesimo anniversario dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, spiega così il messaggio che si vuole trasmettere attraverso il libro ai ragazzi e ai presenti. Mi sento di riprendere le parole di Liliana Segre, che ha curato la prefazione di questo libro. È un libro davvero particolare perché lei stessa dice che è un po' come un bicchiere d'acqua nel deserto. Effettivamente la Shoah, per lei che ha vissuto il campo di sterminio, che ha visto annientare tutta la sua famiglia, suo padre e i suoi nonni, poter leggere queste pagine è un momento, diciamo, di riappacificazione anche con se stessa, con la sua vicenda umana e personale. Quindi queste luci che hanno brillato appunto nel buio, questi giusti che hanno permesso alla famiglia Sarano di salvarsi, possono ancora oggi indicare a tanti ragazzi, soprattutto agli studenti, la via giusta da seguire nelle difficoltà e nelle circostanze più avverse. Il manoscritto, rimasto inedito, era stato curato e redatto da Alfredo Sarano ed era un testo familiare che doveva servire per la memoria della famiglia Sarano, per le tre sorelle, Vittoria, Miriam e Matilde, che si rendevano conto del grande valore del documento, ma non sapevano come renderlo noto. Finché dalle mie ricerche sono riuscito a contattarle, partendo appunto da Pesaro, da tutti gli accadimenti che erano avvenuti qui, dalle vicende che avevano visto anche un soldato tedesco, un comandante della Wehrmacht, agire per salvare la vita di tanti civili, ma anche di questi ebrei che, avendoli riconosciuti, non aveva scelto di non arrestare, di non deportare. Quando la famiglia Sarano mi ha incontrato e ha saputo di questo gesto, a quel punto mi ha messo nelle mani questo documento affinché fosse conosciuto.